Gentili radioascoltatori, buonasera, sono le 19.46, dunque siamo con Istria Oggi, notiziario dell'Istria che è venuto in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, ai microfoni Massimo Bonella. Dunque iniziamo subito con Crevatini, presso l'ex casa del popolo di Crevatini si è tenuta una mostra organizzata dalla comunità degli italiani di Crevatini con il supporto della CAN di Capodistria, la città di Capodistria, l'Unione Italiana e il Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia, dedicata ad alcune opere di Renzo Possenelli. L'esposizione delle fotografie d'autore, diretta da Cristina Lombardo e inaugurata dalla Presidente della Comunità degli Italiani di Crevatini, Maria Pia Casagrande, ha visto la partecipazione del Console Generale d'Italia a Capodistria, Gabriele D'Aprile, e del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremulo. Ci spostiamo a Umago. È stato un successo il festival dal titolo I nostri nonni cantavano così, organizzato dalla comunità degli italiani di Umago, Fulvio Tomizza, durante la Settimana Internazionale della Madrelingua, ospitato all'interno della propria sede. La serata dedicata alla musica e ai balli folcloristici istriani, al loro ricordo e al mantenimento di queste tradizioni, è stata ravvivata dai cantadori della comunità degli italiani di San Lorenzo Babici. Lus in piccolo. Si è svolta sabato 24 presso la sede Villa Perla della Comunità degli Italiani di Lussimpiccolo una partecipata serata letteraria dedicata al ricordo delle Maldobrie, dei Triestini, Carpentieri e Faraona. Dunque, il noto testo contenente alcune storie sulla vita di Lussino nel XIX secolo è stato interpretato da Luca Nikolic, Ileana Borcic e Marinella Jerolimic, i quali sono stati ringraziati dalla Presidente della Comunità degli Italiani di Lussimpiccolo, Anna Maria Saganic. Si prosegue con alcune notizie flash, dunque Isola, mercoledì 28 febbraio dalle ore 17 alle ore 18.30 la comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi vi invita presso Palazzo Manzioni all'evento per bambini Pastrocchi da Favola. Si tratta del primo incontro dell'anno dell'appuntamento dedicato alla creatività per i più piccini, durante il quale si ascolteranno storie disegnando e creando. L'incontro è aperto a tutti i bambini tra i 5 e i 9 anni. Giovedì 1 marzo alle ore 19 presso Palazzo Manzioni si terrà una mostra personale di Silvana Rebula, pittrice del corso di pittura della Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola, organizzato dalla stessa Comunità degli Italiani di Isola. Venerdì 2 marzo 2018 alle ore 18 presso Palazzo Manzioni della Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi avrà luogo la consegna degli attestati di partecipazione ai giovani sciatori del gruppo Fiocchi di Neve. Poi ancora ci spostiamo a Rovigno in conclusione. Giovedì 8 marzo vi invitiamo a Rovigno per lo svolgimento dei giochi di pallavolo dedicati ai bambini delle 6 della comunità nazionale italiani di Croazia e Slovenia, volti a promuovere lo spirito agonistico e sportivo. Il raduno degli alunni accompagnati dai rispettivi docenti è previsto alle ore 9.30 presso la palestra Valbruna di Rovigno in via San Vito, dove si terranno i sorteggi. L'inizio delle gare è invece previsto per le ore 10. È tutto alle 19.50, vi ricordo per chi appunto mi aveva chiesto che il notiziario Istria Oggi va in onda al mercoledì, ogni mercoledì alle 19.45, dopodiché lo potete riascoltare in replica tutti i giorni, sempre alla stessa ora, escluso il martedì.
notiziario che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Lettura in studio di Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i programmi di Radio Science TV.